Notti da playoff, notti per cuori forti che nobilitano stagioni mixando tensione e adrenalina. Notti di rivendicazioni come quelle di Offanengo e Cremona, poli provinciali del volley femminile ancora in corsa per il salto di categoria. Una gara ad ostacoli in cui l'uscita dai blocchi può essere decisiva. Ecco perché la conquista di gara 1 delle semifinali è il miglior viatico verso la scalata sia per la Croma Visabo che ambisce alla Serie A2 sia per l'Esperia che punta alla B1. Entrambe vincono per 3-1 e entrambe esultano in un mercoledì sera tutto targato CR. A cominciare dal successo gialloblu al Cambonino, in un palaferaboli rovente le ragazze di coach Svano soffrono per il ritorno in campo a 20 giorni dalla conclusione della regular season, ma poi rialzano la testa e con un autentico crescendo ribaltano Donoratico. Lo 0-1 livornese diventa 3-1 per Decordio e compagne grazie alla capacità di Cremona di fare di necessità virtù, di reinventarsi con Ghisolfi in ricezione e alzare gli argini impennando un'efficacia muro alla lunga decisiva. Mentre la partita si gioca anche sugli spalti, col derby cittadino tra i candidati sindaco stretti nella morsa dei tamburi locali e delle trombette ospiti, in campo Antonucci chiude i conti di gara 1. Sabato alle 18 ad Onoratico è in programma il secondo round. Dalla corsa verso la B1 a quella per la Serie A, la Croma Visabo è una macchina da guerra e Alecco offre la 20ª dimostrazione di forza da dicembre ad oggi. Contro la pallavolo Alberto Picco, arrivata davanti alle neroverdi in campionato, Offanengo è troppa roba per dirla con i media locali. Unica flessione di Porzio e Soce nel terzo set, unica concessione ad un'avversaria che al Palacoim, domenica alle 18, capirà cosa significa giocarsi un'intera stagione in un palazzetto così. Yeah!